Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Oggi affrontiamo un tema fondamentale per l'algebra di tutto il triennio del liceo, le disequazioni di secondo grado. È uno strumento analitico molto importante, quindi bisogna farlo con particolare attenzione. Una disequazione di secondo grado, un attimo vediamo che aspetto ha, si può risolvere con due tecniche diverse. Oggi vediamo il primo metodo, quello analitico. L'altro si chiama metodo grafico, che sfrutta il grafico della parabola. Okay? Il metodo analitico, che ha una filosofia di base che è più generale di quello grafico, perché quello analitico comporta la scomposizione in fattori e viene applicato anche con disequazioni di grado diverso, superiore, al limite anche disequazioni fratte. Invece quello grafico solo per quelle intere di secondo grado. Okay? Comunque li vedremo in ogni caso entrambi. Il metodo analitico, ripeto, consiste nello scomporre, se possibile, il trinomio di secondo grado in fattori. Come si presenta in generale una disequazione di secondo grado? Beh, ha questo aspetto, è un trinomio di secondo grado, ax alla seconda più bx più c. Posto maggiore di 0, maggiore o uguale a 0, minore di 0, minore o uguale a 0, sono posto con una diseguaglianza in relazione a 0. Questa è la forma standard per una disequazione di secondo grado intera. L'unico vincolo, qui non l'ho messo, ma è meglio metterlo, è che A deve essere diverso da 0, altrimenti non è di secondo grado, ovviamente. Ok? Il punto nodale, il punto base è prendiamo il trinomio di secondo grado e lo scomponiamo in fattori. Questo è il cuore del metodo. Il primo punto che incontriamo è un se, un grosso se. La scomposizione si può fare, questo in realtà l'abbiamo già visto quando abbiamo affrontato le equazioni di secondo grado. Se questa grandezza, che abbiamo chiamato delta, cioè b alla seconda meno 4ac, non è negativa. Quindi primo punto, primo test se volete. Se calcolando il delta otteniamo un numero positivo, allora possiamo procedere. Perché? Perché esistono x1 e x2 che annullano il trinomio e che sono dati da questa espressione, meno b più o meno radice del delta, cioè di questa espressione, diviso 2 volte a. E utilizzando questi due numeri possiamo scomporre il trinomio in fattori. Supponiamo che x1 sia minore di x2. Allora abbiamo già visto, a suo tempo, quando ripeto abbiamo utilizzato le proprietà dei coefficienti in relazione alle soluzioni, che il trinomio ax alla seconda più bx più c si può scomporre, sempre se ripeto se il delta non è negativo, come a, il coefficiente di x alla seconda, per x meno x1, x1 il primo delle due soluzioni, per x meno x2. Anche questo va incorniciato perché è un risultato piuttosto importante, che in realtà l'abbiamo già visto. Riprendiamo, se volete, quello che abbiamo già visto in sede di studio delle equazioni di secondo grado. Se il delta non è negativo, posso scomporre i fattori in questo particolare modo. Quindi, dopo che ho scomposto i fattori, posso ricondurre la disequazione che avevamo visto prima, ax alla seconda più bx più c maggiore o uguale a 0, sostituendo al trinomio la sua scomposizione in fattori, cioè a per x meno x1 per x meno x2. A questo punto, risolvere la disequazione significa confrontare i segni di a della prima parentesi e della seconda. Quindi vado a studiare il segno di ogni singolo fattore e utilizzo la regola banale dell'algebra: più per più fa più per meno fa meno e così, e meno per meno fa più e così via. E costruisco il segno del prodotto. Cominciamo dal primo fattore. Il primo è A, che ha un segno che non dipende da x, perché qua dentro x non c'è. È un numero diverso da 0, quindi avrà il suo segno, sarà o sempre positivo o sempre negativo. Sempre significa per qualsiasi x. Il secondo fattore,
della nostra scomposizione è x meno x1 e mi chiedo che segno ha, cioè lo pongo maggiore o uguale a 0 e risolvo, quindi questa espressione è maggiore o uguale a 0 se x è maggiore o uguale a x1, qualunque valore abbia x1. Lo stesso faccio col secondo fattore, x meno x2, mi chiedo quando è positivo o nullo, basta portare meno x2 a destra e ottengo x maggiore di o uguale a x2. Quindi adesso per qualsiasi x so qual è il segno del primo, del secondo e del terzo fattore e li confronto utilizzando una tabella. Costruiamo una tabella dei segni. Ditemi se vado troppo veloce, se devo tornare indietro. Certo. Quindi ripeto, ho il teorema di secondo grado, se posso scompongo i fattori, dopo che ho scomposto i fattori vado a vedere il segno di ogni singolo fattore preso a sé e dopo rimetto tutto insieme con la tabella. Qui ho scritto la tabella nel caso che A sia maggiore di 0. Se A è positivo, qui questa riga è quella relativa ad A, questa retta riporta tutti i valori della x, della nostra grandezza variabile, la variabile x. E ho riportato x1 e x2, nell'ipotesi che x1 sia minore di x2, quindi è più a sinistra. Quindi in corrispondenza dei vari valori di x vado a riportare il segno di ogni singolo fattore, il primo, il secondo e il terzo. Con il fattore A ha lo stesso segno per ogni x, quindi scrivo in questo caso più dappertutto, se A è positivo. Ok? Poi c'è la seconda riga che riporta il segno di x meno x1, che è positivo a destra di x1, più e più, negativo a sinistra e si annulla in x1. Questo tondino sta a indicare che si annulla. Vi ripeto, x meno x1 è positivo a destra di x1, negativo a sinistra e nullo in x1, in corrispondenza di questo valore. X meno x2 è positivo a destra di x2, questa regione, nullo in x2, negativo a sinistra, quindi riporterò meno meno 0 più. Adesso l'insieme di tutti i valori delle x è diviso in tre regioni, in tre intervalli, la regione a sinistra di x1, tra x1 e x2 e a destra di x2. Vediamo cosa succede in ciascuna regione. A sinistra di x1, cioè in questi, per questi valori delle x, ho A che è positivo, x meno x1 è negativo, x meno x2 è negativo, quindi più per meno fa più. X1, in x1, il primo e il terzo fattore sono diversi da 0, ma il secondo è nullo, quindi il totale è 0. Tra x1 e x2 ho più per meno che fa meno. In x2 il trinomio è nullo perché si annulla il secondo fattore. A destra di x2 ho tutto positivo, quindi il trinomio è positivo. Ma prof, il panino non dovrebbe essere pieno perché è compreso x1 e x2, non era? No, se è vietato c'è la x. Ah, io lo facevo così per quello. Quindi questo vuol dire che è compreso. Lì si annulla. Cioè si annulla? Lì il trinomio si annulla. Qui in x1 è 0, in x2 è 0. Però noi nello studio del segno abbiamo detto che se x è maggiore o uguale a sì, x1. Questo infatti lì ho il valore 0. Dipende, qui attenzione come al solito, quello che c'è scritto qui nella disequazione non ha niente a che fare con la tabella. La tabella viene fatta indipendentemente dal segno della disequazione. Vado a vedere che cosa c'è scritto qui solo a tabella finita. Sì, ma questa tabella vuol dire che il suo è compreso? Che significa compreso? Dipende da quello che c'è scritto qui. Cosa mi chiede l'esercizio? Per adesso la tabella mi serve solo a sapere quando il trinomio è positivo, quando è negativo e quando è nullo. Okay. Ok, risposta, il trinomio è positivo a sinistra di x1, positivo a destra di x2,
negativo tra x1 e x2 e nullo in x1 e nullo in x2. Ok, adesso. Finita la tabella, vado a vedere cosa chiede la disequazione. Qui c'è maggiore o uguale a 0. Quindi mi vanno bene i segni più e il segno 0. Quindi vado a cerchiare questo intervallo e questo. A cosa corrispondono? Questo corrisponde alla regione a sinistra di x1, con x1 incluso, perché qui il telone è nullo, quindi scrivo x minore di x1. E questo intervallo corrisponde ai valori di x a destra di x2, con x2 incluso, perché okay, l'esercizio chiede maggiore o uguale a 0. Ok? Sì. E qui la disequazione è completa, è completata, ho finito, ho trovato le soluzioni, fine. Se invece, attenzione, avessi a negativo, cambia tutto. Perché? Perché in questo caso ho la prima riga tutta con segni meno, per cui tutti i segni nella soluzione cambiano. Quindi se l'esercizio mi chiede quando è che il trinomio è maggiore o uguale a 0, la risposta è se x è compreso tra x1 e x2, con x1 e x2 inclusi se è maggiore o uguale, perché il segno di A cambia tutto, tutto il segno finale. Ok? Se A è negativo, la tabella produce i segni tutti invertiti. Ultimo punto, e questo chiude il discorso. Ultimo punto. Ci siamo? Che succede se non posso scomporre i fattori? Che magari ho un delta negativo. Ditemi se ci siete fin qua. Se il delta è negativo, come mi comporto? Beh, se il delta è negativo, non esistono né x1 né x2. Quindi non posso utilizzare questa tecnica di scomposizione, perché questa diventa impraticabile, perché questi due numeri non esistono. Però se qualunque sia delta in realtà, e vi ricordate un attimo quello che abbiamo fatto quando abbiamo studiato le equazioni di secondo grado, il trinomio ax alla seconda più bx più c si può sempre riscrivere in questo modo: a per parentesi quadra x più b su 2a alla seconda meno delta su 4 alla seconda. Ora, se il delta è negativo, qui abbiamo dentro la parentesi quadra questa parentesi tonda che è un quadrato, quindi sempre maggiore o uguale a 0. 4a alla seconda, se è diverso da 0, è un quadrato, questo è positivo. Se il delta è negativo davanti avendo un segno meno, questa grandezza è positiva. Quindi tutta questa parentesi quadra è sempre strettamente maggiore di 0. Quindi il segno del trinomio è dato dal segno di A. Quello che comanda è il segno di A, perché nella parentesi quadra, ripeto, tutto è positivo. Di conseguenza, morale della favola, il segno del trinomio che abbia un delta negativo è identico al segno di A. Quindi se ho un delta negativo e A positivo, ax alla seconda più bx più c è positivo qualunque sia x. Se viceversa un delta negativo e A negativo, ax alla seconda più bx più c è negativo qualunque sia x. Quindi il trinomio non cambia mai segno, che è il caso più semplice, perché non devo fare altri calcoli. Se il delta è negativo non mi serve la tabella, il trinomio ha sempre lo stesso segno. Fine del metodo analitico. Esercizi. Non c'è fretta.
No, prima vi mostro come farlo, dopo li facciamo insieme. E devo ricopiare tutto. Ci siamo? Sì. Immaginate di risolvere questo esercizio. Però quando adesso un secondo solo. Certo. No, un attimo. Per ogni X. Questo è per ogni X. Tutti e due, sia se hai che non. Certo, perché il trinomio, se il delta è negativo, non si annulla per nessuna X. Quindi 2 è sempre positivo. O è sempre negativo, sempre, scusate, io ho tendenza a usare il verbo di tempo sbagliato, cioè non sempre, significa per qualsiasi x o è positivo o è negativo. Chi lo decide? Il segno di A. Esercizio. Immaginate di dover risolvere questa disequazione. X alla seconda più x meno 2 maggiore o uguale a 0. Questa è una disequazione. Disequazione di secondo grado in forma normale, cioè 0 a destra e un trinomio di secondo grado a sinistra. Confrontiamo con l'espressione standard e abbiamo che a vale 1, b vale 1 e c è meno 2. Calcolo il delta, b alla seconda meno 4 a c e trovo 1 b alla seconda meno 4 per 1 per meno 2 fa più 8, totale 9. Il delta è più 9, positivo, quindi posso scomporre i fattori. Troviamo x1, x2, meno b più o meno radice di delta diviso 2a, e quindi viene meno b meno 1 più o meno radice di delta, cioè 3, diviso 2a che è 2. Meno 1 più 3 fa 2, diviso 2 è 1. Meno 1 meno 3 meno 4, diviso 2, meno 2. Quindi con questi due numeri posso scomporre i fattori del trinomio utilizzando la tecnica appena vista. Il trinomio vale a che è 1 per x più x2 per x meno x1 che è 1. A è più 1, quindi è positivo qualunque sia la x, perché qui la x non c'è, a vale 1 sempre per ogni x, non cambia segno. Il secondo fattore, x più 2, è positivo se x è maggiore o uguale a meno 2. Il terzo fattore, x meno 1, è maggiore o uguale a 0 se x è maggiore o uguale a 1. È venuto il momento della tabella. Vado. Ma non ho capito. Ah, ok, non è così. Perfetto. È fantastico quando vi rispondete da soli. Tabella. Abbiamo tre righe, una per la A, una per x più x2 e una per x meno x1, che è 1. A è positivo, quindi metto un più dappertutto. Qui riporto il meno 2 e 1, i due valori x1 e x2. X più 2 è positivo a destra di meno 2, è negativo a sinistra e si annulla il meno 2. X meno 1 è positivo a destra di 1, negativo a sinistra e si annulla in 1. Quindi più per meno fa più per meno fa meno, più per più fa più. Ho uno 0 in meno 2 e uno 0 in 1. L'esercizio chiedeva quando il trinomio è maggiore o uguale a 0. Quindi nella tabella vado a cercare le soluzioni col più e con lo 0. Quindi x minore o uguale a meno 2 oppure x maggiore o uguale a 1. Se avessi avuto x alla seconda più x meno 2 maggiore di 0, qui avrei messo solo minore e qui solo maggiore. Fine della disequazione.
Altri esempi, dimmi. Altro esercizio. Ho cambiato solo il segno del 2, attenzione, rispetto a quello di prima. È cambiato solo questo segno. Risolviamo questa. X alla seconda più x più 2 maggiore di 0. Attenzione. Solo un attimo. No, attenzione. Prof, mi scusi. Riprendiamo. Immaginate di dover risolvere questa disequazione, che è identica alla precedente, tranne che per il segno di 2. Qui c'è x alla seconda più x più 2 maggiore di 0. Quindi a vale 1, b vale 1, c vale più 2. Calcoliamo il delta. B alla seconda meno 4c viene 1, meno 4 per 1 per 2, che fa meno 8, 1 meno 8 meno 7. Il delta è negativo. Non è possibile scomporre in fattori questo trinomio. Quindi il trinomio ha sempre, per qualsiasi x, il segno di a, che è più 1. Quindi il trinomio è positivo qualunque sia x. Che ci chiede l'esercizio? Ci chiede quando è che questa espressione è maggiore di 0? Risposta qualunque sia x. Perché a è positivo, vale più 1. Quindi questa disequazione è risolta per qualsiasi valore di x. Qualunque numero tu metti al posto di x, se calcoli x alla seconda più x più 2, il risultato è sicuramente un numero positivo. Non ci saranno mai, non puoi trovare un numero x che al posto della variabile produca un segno negativo in quel trinomio. Perché? Perché il delta è negativo e a è positivo. Attenzione, se avessi avuto un esercizio dove qui ho minore di 0, se l'esercizio avesse chiesto quando è che x alla seconda più x più 2 è negativo, la risposta, tutto andava come prima, solo che in questo punto, siccome mi chiedono quando è che è negativo, la risposta è mai per nessun x. Perché? Perché qualunque x, questo trinomio ha un valore positivo, ha un segno più. Quindi quando ho una disequazione con un delta negativo, le risposte sono due. O è risolta qualunque sia x, se il segno della disequazione è lo stesso segno del trinomio, oppure è risolta per nessun x, cioè è impossibile, quando il segno della disequazione e il segno del trinomio sono diversi. E se fosse stato minore o uguale a zero neanche? No, perché non si annulla mai. Quel delta negativo, non esistono numeri che annullano il trinomio. Vi propongo ancora un esercizio, poi se volete li facciamo insieme alla lavagna. Immaginate questo esercizio. Abbiamo un esempio praticamente abbastanza standard, x alla seconda più 5x meno 6 maggiore di 0. Attenzione, qui c'è solo maggiore, non maggiore, né minore di 0, non minore uguale. Ok? Sottolineo questo fatto. La procedura tra la lettura della disequazione in formato standard e la tabella dei segni non dipende da quello che ho qua. La tabella ha lo scopo di studiare al variare della x qual è il segno del trinomio. Quando cerco le soluzioni guardo che cosa ho qui, non prima. Quindi x alla seconda più 5x meno 6 è fatto in modo che a sia 1, b è 5 e c è meno 6. Il delta, b alla seconda 25, meno 4 per 1 per meno 6 fa più 24, totale 49. Il delta è positivo, posso scomporre i fattori. Quali sono x1 x2? Meno b più o meno radice delta diviso 2a, quindi ho meno 5
più o meno radice di 49 per gli amici 7, diviso 2h è 2, meno 5 più 7 è 2, diviso 2 è 1, x1, x2 scusate, meno 5 meno 7 fa meno 12, diviso 2 è meno 6. Il primo fattore A vale 1, che è positivo qualunque sia x. Il secondo fattore x meno x1 diventa x più 6, che è maggiore o uguale a 0 se x è maggiore o uguale a meno 6. Il terzo fattore x meno x2, cioè x meno 1, è maggiore o uguale a 0 se x è maggiore o uguale a 1. Tabella. Qui, come faccio a realizzare la tabella? Una retta che rappresenta tutti i valori delle x e delle righe sotto questa retta che rappresentano i segni di chi è il soggetto, è quello che c'è scritto qua a sinistra. Questa tabella indica che A, che vale più 1, ha sempre lo stesso segno, qualunque sia x, è sempre positivo. Il secondo fattore, x più 6, ha un segno più a destra di meno 6. Se io scelgo, che ne so, un valore come qua, meno 5, vado sotto la tabella per vedere i segni di ciascuno di questi fattori. Quindi il meno 6, il primo fattore, il secondo fattore si annulla, qui c'è un tondino anche se non si vede bene, a destra c'è un più, a sinistra c'è un meno, perché il fattore è positivo a destra di 6, cioè in questa parte qua, quindi in questa regione. Qui metto il 6, il più, a sinistra il meno. Ultimo fattore, x meno 1, si annulla in 1, è positivo a destra di 1, negativo a sinistra. Quindi per ogni intervallo, a sinistra di meno 6, tra meno 6 e 1 e a destra di 1, vado a leggere i segni. In questa regione ho più per meno che fa più. Tra meno 6 e 1 ho più per meno che fa meno. A destra di 1 ho tutto più che fa più. Dopo che ho finito la tabella, torno all'esercizio e mi chiedo cosa mi chiede l'esercizio. Mi chiede quando è che questo trinomio è negativo. Minore di 0 vuol dire meno. Quindi vado sulla tabella e leggo dove l'ultima riga ha dei segni meno. In questo intervallo, a cosa corrisponde questo intervallo? Alla regione tra meno 6 e 1. Quindi meno 6 minore di x minore di 1. C'è l'uguale? No, perché l'esercizio mi chiede minore di 0, non minore uguale. Quindi meno 6 e 1 non sono soluzioni. Fine dell'esercizio. Ce n'è più di uno ancora, ma se volete ci fermiamo qua.